Allora, cari amici, siamo qui e voi potete vedere che nel nostro desk ci sono alcune cose. C'è intanto la nostra bandiera e poi finalmente mi sono deciso a portare il gioco del Go, che poi dopo, in un secondo tempo, insegnerò a Orazio come si gioca il Go. Come voi sapete, si tratta di un gioco che è estremamente complicato, nel senso che è facilissimo il posizionamento delle pedine, dei gettoni, potrebbero essere anche lenticchie, infatti voi vedete si tratta di lenticchie, lenticchie nere e lenticchie bianche. Però il gioco consiste in un elemento fondamentale che è alla base della geopolitica. Si deve cercare di circondare l'avversario. Incastrare. Ma circondare. Mettere all'angolo. No, circondare, lo so, che è diverso. Ma in Occidente ci sono queste, diciamo, all'interazione. All'interazione. Perché? Perché la geopolitica, come voi potete vedere oggi, è una geopolitica di circondamento. L'America cerca di circondare la Russia prima che la Russia, associandosi in un grandissimo progetto, prima volta nella storia dell'umanità, di Eurasia, laddove per Asia intendiamo la propaggine russa siberiana con la Cina, dopodiché Vladivostok. Da lì avremo dei collegamenti con tutti quello che vengono chiamati BRICS, perché attraverso i BRICS arriviamo nell'America centro-meridionale e dall'America centro-meridionale ci sposteremo verso l'austro, cioè verso il sud, verso le zone australiane, non a caso controllate dal mondo anglosassone. Detto questo, poi ne riparleremo, perché da ora in poi porteremo il gioco del Go quando faremo delle altre interviste. Vedete che poi tutte le cose rientrano, vedete che la nostra bandiera, come abbiamo più volte detto, la nostra bandiera, che cos'è? Sono tre palle, come vedete? Sono tre palle. Qualcosa di similare con questo. Perché? Perché casualmente, vedi caso, l'autore di questa bandiera è stato un grande sapiente russo, il quale si è battuto per la tutela dei beni culturali mondiali. Tant'è vero che grazie alla sua battaglia oggi esistono le aree protette dall'UNESCO. Teniamo presente anche un altro aspetto che lo vogliamo dire in questo momento. Qual è la tendenza di lor signori nei confronti dei paesi che stanno usurando? Quello di impossessarsi delle aree di prestigio culturale. Che cosa vogliono fare? Perché hanno preso di petto la Grecia? Gli vogliono portare via il retaggio della grande cultura greca. E voi credete che sia un caso l'attacco alla Siria? E voi credete che sia un caso che l'ISIS, creata, come ormai tutti sanno, dalla CIA, abbia puntato su zone come queste? Guarda che attacca la Siria, è un attacco all'impero romano. E infatti, quello voglio far vedere. Cari amici, faremo vedere anche questo, perché queste cose, la politica e la geopolitica, coincide con la cultura, coincide con la guerra culturale. Vedete questa bellissima fotografia? Ora, questa fotografia di uno degli ultimi numeri del venerdì di Repubblica ci fa vedere un grande monumento di Palmira. Ma questo qui, secondo voi, che cos'è? Questa è India. Faremo vedere da dove nasce la grande cultura alessandrina, quella che ha dato vita al cristianesimo, che dicono questi testa di cazzo, filiazione dell'ebraismo. Come dire che la cultura romana è figlia dei beduini, perché io poi stimo i beduini. Allora, le seghe e i cammelli le sanno fare, e questi qua che lo sanno vivere nel deserto, che non è impresa facile. Ecco appunto, quegli altri nel deserto si sono pure inventati la fuga nel deserto, 40 anni nel deserto, ma qui nemmeno 5 anni ci stanno nel deserto quelli. Ecco qual è l'attacco, ecco così lo scopo della distruzione di Palmira, che è lo stesso della distruzione dell'Iraq,
perché l'Iraq, ovvero sia Babilonia, ha lasciato un cattivo ricordo a questi signori, che hanno la memoria lunga, ma non si sa bene di che cosa. E adesso proseguiamo. Poiché la grande cultura romana va oltre di quello che voi possiate pensare, noi abbiamo qui un libro di poesie di un grande poeta. Leggi l'autore. Tommaso Babington Macaulay. Ecco, che ha fatto dei poemi che ovviamente nessuno conosce, non se ne parla, eccetera, ma lui era preso, quest'uomo era preso dalla grandezza della Repubblica Romana. Allora, siccome c'è un poema intitolato Orazio, diamo Orazio la possibilità di leggere alcune strofe. Ecco qua. Facciamo lì dove c'è il titolo. Eccolo qua. Orazio. Ecco, vabbè. Ho un'ode a nome mio. Allora, abbiamo tutti gli Orazio hanno un'ode al loro, ecco, al loro allora, nome. Esattamente di qui, che è molto bello, sappia leggere, perché sennò i nostri ci si proviamo. Ma arriva fino a qui, però è molto bello. Fino a dove? Dove ho segnato, qui a qui. Ok. Allora, verso 31. Orazio, disse il console, sia fatto quanto si vuol da te. E pronti incontro alle grand'oste mossero gli imperterriti tre. Che terra ed oro, e sposa e figli e vita, sprezzava il vero io dico. Allora, Orazio, a Orazio danno l'incarico. No, a Orazio che cosa succede? Danno l'incarico di? Di fare qualcosa, che non so, no, che cosa. Ma che cosa? Dove difendere Orazio? E difendere il ponte. E lui chiama altri due. Certo, altri due Orazi. Allora, non sapevo, non l'ho letta, non lo so. Lui chiama i tre. Adesso ho capito. Imperterriti a difesa del ponte contro la massa degli assassini che vogliono invadere Roma. Il vero io dico, nelle guerre di Roma ogni romano nel prode tempo antico. Verso 32. Allor non eran parti. Allor devoti erano tutti allo Stato, giusto il riparto delle terre, giusto delle prede il mercato, allora largo agli umili era il grande, l'umile ai grandi amico, i romani vivevano come fratelli nel prode tempo antico. Oggi assai più che lo straniero è in odio il romano al romano. Sacrosante cazzo, parole. Questo lo scrive un grande poeta anglosassone. Oggi il tribuno addenta i grandi, il grande agli umili è inumano. Siamo ardenti nel foro e freddi in campo. Tante parole e poca azione di guerra. Così contro il nemico nessuno pugna più come pugnavasi nel prode tempo antico. Canto 34. Mentre affibbiamo i tre più saldamente la lorica sul petto, già il console, egli stesso, a tutti primo, vai a vedere oggi, la scura in pugno ha stretto, e patrizi e plebei, ghermite a gara, spranghe, leve, martelli, sopra troncan l'assito, sotto scalzano i robusti puntelli. 35. In quel mezzo l'esercito d'Etruria, vista che in vero abbaglia, rifolgorando il sole meridiano, avanzava in battaglia, fila a fila, siccome lucide erano d'un mare immenso d'oro. Da 400 trombe in esultare, guerrier squilla sonoro, mentre aperti i vessilli, basse l'aste, scendono le schiere a piede il colle, ove ristanno in campo al ponte gli imperterriti tre. Canto 36. I tre, silenti e calmi, sui nemici affissavano lo sguardo e proruppe uno scroscio alto di risa da tutto l'avanguardo. Dalle file spronarono tre duci, scavalcarono il salto, trassero le spade, alzarono gli scudi e corsero all'assalto. Così. Hai detto fino a qua. Vabbè, ma leggo bene, va sì, bene. Leggi bene, va bene. 37. Dalla verde Tiferno, anno signore del Monte delle Vigne, Seio, cui mille schiavi in Ilva sentano nelle cave ferrigne. Stentano. Stentano, sì.
nelle cave ferigne, e Pico, sempre alla superba Clusio, soggetto in pace e in guerra, che conduce a battaglia un poderoso stuolo dell'Umbra terra, di lì dove il castello di Nequino, dalla petrosa balsa, cinto di torre sopra le acque pallide del Nar, Torvo si innalza. Qua fa l'elenco dei nemici, insomma. Esattamente. Quanti erano e chi erano? 38. Il forte Larzio corre a Auno e sotto nel fiume lo trabocca. Erminio colpì Seio e il capo a lui partì fino alla bocca. Il prode Orazio... Erminio colpì? Sì. Il prode Orazio, un colpo solo, a Pico vibrò e il dorato arnese dell'Umbro Altier sulla ruente Zolla alto sarà. Allora di subito Ocno di Faleri sui tre corse a pugnare, e di pari con lui Lausolo d'Urgo, il ladrone del mare, e Aurunte di Volsinio, che trafisse la belva paurosa, il gran ciglial cui furono covo i giunchi della palustre cosa, e sui piani di Albinia usava i colpi guastare e uccidere molti. 40. Erminio accise Aurunte, Ocno fu steso per man di Larzio a terra, il prode Orazio all'Ausolo nel cor dritta una punta sferra. E qui giaci, gridò, truce pirata, non più folla sgomenta, dovrà spiar dai mari d'Ostia il solco della nave cruenta, né dovranno i coloni di Campania fuggire ad antri e vette selvose all'apparir delle tue vele tre volte maledette. Avete capito, cari amici, quello faceva Orazio al pirata, l'ha ammazzato, capito? Impariamo dalla grande Roma. Sì. E tutte queste storie hanno una valenza mitica, io penso che sia più che sufficiente. Sì, sì. Fai vedere la copertina del libro, che è molto interessante. Edizione di 500 esemplari. Di quanti anni è? Quanti anni fa è? Questo è stato stampato, mi pare, negli anni 20. È 1918. 1918, testo eccezionale. Allora, questo per far vedere, abbiamo fatto leggere a Orazio le gesta di Orazio. Dopodiché continuiamo nelle nostre letture, e adesso a questo punto abbiamo fatto vedere questa cosa importantissima, e lo vedrete subito, perché rifacciamolo vedere. Palmira, ecco cos'è Palmira. Fammi vedere. Fallo vedere tu. È bello anche il titolo. Capito? Eh sì, perché sono loro. Certo. È sempre Agatha Christie. È sempre loro. Allora, volevo citare due nomi, perché sono due nomi importanti. Sono questi due grossi studiosi. Uno è Antonio De Martini, grande esperto di geopolitica, e l'altro è Giorgio Vitangeli, esperto di geopolitica e ovviamente soprattutto di finanza. Potete vedere i loro nomi su internet. Tutti e due di recente hanno appunto fatto una serie di interventi in cui dimostrano in maniera inequivocabile per quale ragione l'ISIS è una creatura della CIA, dei loro signori, e soprattutto per quale ragione, perché è l'unica barriera che oggi era praticabile a difesa, attenzione, di Israele. No, bello è che hanno detto confini che vanno giornalmente da 3 o 4 mesi a fare i bombardamenti sugli schieramenti di attacco dell'ISIS. Ma che cazzo bombardano? Non si sa. Esatto. Cioè, loro hanno le bombe addirittura che facevano la mira, no? Come si chiamano? Le bombe. Ma sì, sono tutte bombe fatiche. No, i missili a testata sì. teleguidata, certo. e quelli. Che c'entravano lo spillo. Nel giro di 8 metri. Sì, no, c'entravano lo spillo ficcato, sì, nel culo di qualcuno. Sono maestri a dire cazzate. Allora, io mi sono ricordato di un film bellissimo che vidi quando ero ragazzino, di Ollie Staglio, alle esercitazioni militari. Ah, che sì, me lo ricordo, troppo forte. Che gli tirano... No, ma il bello, quello dell'aereo. Sì, dell'aereo. È da morire. Che con quell'aereo facevano quelle evoluzioni, andavano sotto sopra, altro che la Samantini, come si chiamava, la Samantha...
Cristoforetti, no? Sì, appunto. Allora, veniamo a noi a leggere una cosa importantissima che viene veramente a confortarci nelle nostre tesi, che sono tesi abbastanza banali e sarebbero veramente accettate se in mezzo non ci fosse l'interferenza di questa gente abituata a manipolare gli idioti. Il libro di riferimento di cui consigliamo la lettura è questo. Non a sua immagine, il libro che il Vaticano non ti farebbe mai leggere, di John Lamb Lash, società editrice 1. Allora, voi lo potete trovare tranquillamente, costa solo 12 euro, è un libro di 600 pagine e qua ci trovate di tutto e di più. Io vi voglio leggere alcuni punti essenziali a conferma di quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che non era e non può essere possibile che una grande religione possa nascere dalle interferenze reciproche di alcune teste di cazzo, no, perché una grande religione comunque nasce da una grande cultura. E allora qui lo dice in maniera evidentissima. Leggiamo queste cose. Poi se qualcuno non ha capito, ce lo chiede. Ci hanno scritto che tu li fai ridere a morire. Sì, lo so. Allora, cultura pagana. L'epoca ellenistica durò dalla morte di Alessandro nel 323 avanti l'era volgare. Più o meno al 300 dopo Cristo. No, fino al 30 avanti era volgare, quella l'epoca ellenistica. Classica. Ellenistica. Poi dopo, certo, la Grecia romana. La cultura generale neoplatonica si è prolungata ancora per molto tempo. Abbiamo già letto degli interventi, soprattutto del grande imperatore Flavio Giuliano ed altre cose in relazione al dibattito. Sì, Flavio Giuliano contro la posta. Contro, dai, appostati sono gli altri, non lui. No, chiamano apostati. Gli apostati sono quelli sui confronti. A poco hanno apostatizzato la grande cultura ellenistica, certo, e neoplatonica. Certo. Quando Cleopatra, l'ultima della dinastia dei Tolomei, si uccise con il morso di un aspide. Dopo la morte di Alessandro, il suo impero fu spartito tra i suoi tre generali. La parte più a sud, che comprendeva l'Egitto e la Giudea, seguitemi bene, Gerusalemme inclusa, diventò il regno tolemaico. Quindi non è vero che esiste una Palestina giudaica, esiste una Giudea che fa parte di un tutt'uno e che è il regno tolemaico, dove si è sparsa e si è diffusa la cultura ellenistica. Cosa c'entra l'ebraismo? Qui lo sa soltanto il buon Yahweh, cioè quel testa di cazzo di Yahweh. Glielo dico, se non gli va bene, io faccio come Mussolini, quella volta che dice, che negava l'esistenza di Dio e dice: Dio, se esisti, manda folgore, una folgore, eccetera. Tutti lì a aspettare che arrivasse la folgore. Guarda. Andiamo avanti. Cultura e costumi erano comunque uniformi in tutte le tre parti dell'impero. I nativi della Galilea e della Giudea indossavano gli stessi abiti, gli stessi tipi di abiti di quelli di Alessandria, Roma e Atene. In tutta la regione meridionale, inclusa la Palestina, fiorivano le scuole dei misteri, molte fondate e dirette da gnostici come Ipazia. Con il loro declino, con il declino delle dinastie egizie, gli scambi culturali raggiunsero il loro culmine. Ma la morte di Cleopatra portò un cambiamento nel regime politico che avrebbe oscurato in modo permanente i cieli dell'apprendimento. L'arrivo di Giulio Cesare in Egitto nel 47 completò il mutamento che aveva avuto inizio a partire dal 63, sempre avanti all'era volgare.
quando il generale romano Pompeo, il più grande rivale di Cesare, dichiarò la Giudea provincia romana. Il passaggio dal paradiso ellenistico al dominio romano interessò l'intero vicino Oriente. Al tempo di Pazia, la biblioteca reale esisteva già da oltre 700 anni, ma funzionò molto peggio nei 4 secoli di dominazione romana che nei precedenti 3 di alto sincretismo ellenistico. Quando noi parliamo del cristianesimo come frutto sincretistico della cultura ellenistica incentrata, perché era tutto lì, è vero che continuavano a esistere le grandi accademie in Grecia, soprattutto nell'Attica, no? La peripatetica, la stoica, la platonica, cioè tutte le varie culture. Però l'epicentro, la via intermedia, la via mediana era Alessandria. È lì che fu inventata. No, lì facevano la sperimentazione. Oltretutto, è lì che fu inventata la figura di Gesù da parte di Filone Alessandrino. Sfido qualcuno a dirmi il contrario. Questa è la prima cosa. Proseguiamo. È importantissimo quello che ho detto, perché che cosa succede? Succede che la cultura era anche la cultura degli scambi, era enorme, e cioè la movimentazione che arrivava ad Alessandria, fatta di mercanti, di viaggiatori, di navigatori, di consulenti, di filosofi, di pensatori, no, anche di magister. Sì, ricordatevi che Seneca visse in Alessandria esattamente nella stessa epoca in cui Filone si inventò che fosse vissuto Gesù Cristo, esattamente in periodo. Se voi andate a vedere le opere morali di Seneca, soprattutto le lettere a Lucilio, prendete una sono impregnate di quella teoria, una crestomazia di battute, di pensieri, di espressioni di Seneca o attribuite a Seneca, vedete esattamente che c'è scritto tutto quello che c'è scritto nei Vangeli. Che cosa sono i Vangeli? No, perché era una filosofia di vita dell'epoca, quindi era condivisa da tutti i pensatori. Che cosa sono i Vangeli? Dalla massa dei pensatori. I Vangeli sono la storia di un ambulante che andava in giro, faceva miracoli, cioè faceva delle cose meravigliose, e però veniva interrogato sulla sapienza e dava delle risposte da sapiente, che esattamente le stesse risposte le trovi negli scritti di Seneca, negli scritti di Epitteto 500 anni prima. Quindi che cosa andate dicendo, preti? Che cosa dite? Capito? Proseguiamo. Pro domo sua fanno tutto questo e l'altro. Sì, ammazzano anche 25 milioni di persone per volta. Esatto, insomma, alla faccia di quelli che ci credono. Abbiamo altre due cose. Il complesso del Redentore è costituito da 4 elementi: la creazione del mondo da parte di Dio Padre, slegato da qualsiasi controparte femminile. Ora qui c'è un aspetto molto importante, il complesso del Redentore. Un Dio Padre, allora noi abbiamo una mitologia, no? In cui abbiamo una nascita, diciamo così, miracolosa di questo Gesù, che però stranamente nasce come tante altre divinità dentro la grotta a contatto con la madre terra. Esattamente, perché è la madre terra che permette la vita. Esattamente, quando Nietzsche è attraverso Zarathustra dice: non abbandonate la terra, dice le cose giuste. La nicchia è quella, quindi la divinità, fosse il sole o quant'altro, la grotta è il ventre della madre. Esattamente. Ora ci sono dei coglioni che credono al fatto brutale, questi autentici marxisti, così cretini, di questo positivismo razionalistico, che non riescono a capire che il mito, soprattutto il mito c'ha una funzione sociale innanzitutto, ma soprattutto è la verità, ma anche la verità, no, saperla leggere. Ci sono dei cretini che vanno ancora a sostenere, no,
che questo Gesù Cristo sarebbe nato come frutto di quelli che oggi vengono chiamati rapporti sessuali indesiderati. Cioè siamo a dei livelli di cretinaggine veramente ecclesiastica, veramente clericale. È lì che il marxismo si incontra col clericalismo. Ah, e che cosa ne nasce? È uno doppione. Esattamente, è un doppione. Il catto comunismo, l'incrocio di queste due organizzazioni. No, queste degradazioni mentali. Proseguiamo. Il complesso del Redentore è costituito da quattro elementi: la creazione del mondo da parte di un Dio Padre slegato da qualsiasi controparte femminile, i martiri e le tribolazioni concepite come drammi storici, dei pochi considerati giusti o popolo eletto. Attenzione, voi vedete che qui noi abbiamo... Sono tutte trasposizione. Il martirio del popolo eletto, ma non è che il popolo eletto sia specificamente uno, è il martirio dei giusti, il martirio del popolo eletto, di cui si appropriano certi personaggi i quali non hanno assolutamente nulla. Come fanno sempre. Quando c'è qualcosa di buono che esce fuori alla luce del sole, sempre loro. Allora, quando l'altro giorno hanno intervistato la nuova rabbina di Roma. Ah, c'è una rabbina? Hanno fatto una rabbina. Tanto per forse cambiare, si discute un po' meglio. Mettono avanti. Questa qui ha detto, noi siamo la più antica... religione. No, la più antica comunità romana. Allora, e questo è pure un po' vero. Ma che se mi spieghi cosa significa? Significa che loro sono imparentati con tutte le altre genti che erano a Roma già all'epoca. Questo è molto probabile. Questo è probabile, non che loro sono i primi romani. No, loro sono quelli che hanno una discendenza in qualche modo riconducibile, capito? Vabbè, saranno loro. Io per me non lo dico neppure, tra l'altro ne era convintissimo, è una storia che raccontano da sempre, ma non ne era, sanno manco loro, era convintissimo un grande rabbino che si chiamava Israel Zolli e che però ritenne giusto farsi cristiano cambiando il nome da Israel a Eugenio in onore del Papa Pio XII. Affari suoi, io non avrei mai chiamato Eugenio mio figlio, in ogni caso, ma ci ha pensato lui, ha cambiato nome, ci avrà avuto le sue ragioni, io non dico niente. Mi sembra che Eugenio significa neonato, nato, no, nato bene, nato Eugenio. Bene, bravo, nato bene. Nato bene, un bel nome. Comunque lui era nato bene, perché effettivamente era nato. Era rinato. Era nato israeliano, sì. Si è fatto cristiano. Bah, allora andiamo avanti. È una cosa che riguarda loro. Infatti loro. Attenzione. La missione del figlio del Dio creatore, il Messia, con lo scopo di salvare il mondo, è il giudizio finale apocalittico da parte di padre e figlio sull'umanità intera. Questa è la struttura del mito. Gli ebrei ortodossi accettano tutti e quattro i punti del complesso, ma non riconoscono né Gesù del Nuovo Testamento, il Messia, che per loro deve ancora venire. Aspetta, spera! No! Oh. Come noi cantavamo alla Bella Bissina, facetta nera, Bella Bissina, aspetta, spera! Che allora già allora si avvicina! Sì, e quando saremo accanto a te, noi grideremo viva il Duce e in culo. I cristiani seguono le parole dell'Apostolo Pietro, che chiamò gli ebrei in procinto di convertirsi la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo di Dio. Pietro 2.9, ecco dove nasce la mitologia ebraica. Ecco perché oggi gli ebrei possono vantare di autodefinirsi popolo eletto di Dio e portare avanti come status simbolo le loro sofferenze, che sono terribili, inenarrabili, non le posso narrare, tanto non ci sono state, è chiaro, non le puoi narrare, capito? E per autoproclamarsi popolo che ha il diritto di dominare sul mondo, è tutto scritto, cari amici, trasferendo così sapientemente con una sola frase lo stato di stirpe eletta dagli ebrei ai cristiani convertiti. Perché poi il bello è stato questo, questa operazione di cui oggi gli ebrei
con il tramite della Chiesa che sta portando avanti tutto il discorso di avvicinamento dopo il Vaticano II agli ebrei, all'ebraismo visto nell'ottica sionistica. Pietro lo diceva, dice: guarda, voi siete il popolo eletto, quelli che stavano per convertirsi al cristianesimo, capito? Quindi il ribaltamento è un'operazione veramente incredibile che questa gente sta facendo. Metodica. Capito? Però per poter capire queste cose bisogna conoscere a fondo queste scritture che chiamano sacre. Per me è pacotiglia, ma comunque diciamolo bene, no, loro le chiamano sacre. Raccontano un sacco di cazzate, le danno in pasto al mondo intero e tutti, bello, sì, è vero. No, ma anche perché è assodato che la gente normale non ha tempo per ragionare, ma infatti, pure se avesse i presupposti per farlo. Ma anche se potessero ragionare, non avrebbe tempo per farlo. In poche parole, il cristianesimo romano adottò dall'ebraismo la forma primitiva e arcaica del complesso del Redentore, trasformandola in un programma universale cattolico di salvezza. Visioni differenti delle quattro componenti del complesso determinano le varie fazioni dell'ebraismo e del cristianesimo. Comunque, su questa teoria della redenzione c'è anche tutta la mitologia e la teologia inerente la cultura di Mitra e lo zoroastrismo, perché anche lì c'è tutta una fase con le sette gradazioni di iniziazione, che è la fase poi redentiva, terminale. Esattamente, no? Esattamente. Allora, il bello di queste cose è che quando uno incomincia a leggere dei libri seri, invece di leggere le idiozie che scrivono questi preti, esperti bibliofili, esperti della Bibbia, capito? Del tutta nulla. Una sequenza del nulla. Di idiozie. L'ha detto Mauro Biglino, sì, che ha detto esperti del nulla. Esattamente. E ecco, quando ti capita però di avere a che fare con questa gente che ha capito il senso, perché ha la cultura, ha letto, soprattutto quello che scrivono loro, allora capisci, ti si apre un mondo e entri veramente in un universo completamente diverso. Questa è la vera illuminazione. Proseguiamo. In poche parole, il cristianesimo romano adottò dall'ebraismo, eccetera, eccetera. Visioni differenti delle quattro componenti del complesso determinano le varie fazioni dell'ebraismo e del cristianesimo, come così dell'Islam, che appartiene anch'esso alla triade delle religioni abramitiche, sebbene si diffuse dopo che gli gnostici furono messi a tacere e solo per questo non compare nella loro critica. Proprio eliminati, furono proprio sterminati tutti. Allora questo libro è fatto, però qualcuno si è salvato, per far capire come buona parte della dottrina vera, cioè di una dottrina che sfrondata delle mitologie dei raccontini, quella è la sostanza della religiosità, permane anche nel cristianesimo, qualora qualcuno volesse veramente andarla a trovare, e che ovviamente ha improntato la vita e le opere dei grandi mistici cristiani, i quali, vivendo in un'epoca cristiana, non potevano che essere cristiani, che si facevano. Allora il loro afflato era mistico, l'hanno visto nell'ottica, nel frame, noi diremmo oggi, di quella Zeitgeist, che era quella cristiana, non poteva fare diversamente. Sì, ma erano come mistici. Quando qualche anno fa, nella fondazione della Comunità Europea, dissero: raccogliamo tutti i valori morali e culturali della mistica cattolica, ebraico cattolica. Esattamente. Perché? Allora, il motivo è quello. Oh, allora, cosa è successo? Che questi qui poi difficilmente scampavano dalle grinfie della gerarchia, perché qualora la gerarchia, che voleva soltanto il potere assoluto sui sudditi, terreno, captava che una certa poteva portargli via un po' di audience, molta audience e molti quattrini, allora intervenivano come arpie, capito? E bruciavano, capito? Sterminavano, uccidevano, distruggevano. Proseguiamo.
Alcuni gnostici, come Valentino e Marcione, qui siamo all'origine del cristianesimo, sembrarono proporre un compromesso su queste diverse visioni, ma la dottrina pagana radicale... Valentino, San Valentino? No, Valentino è uno gnostico, anche okay. Marcione, qui sono stati, fanno parte della patristica, però ovviamente non sono dei gran santi perché sono dell'ala gnostica. Certo, qui. Certo. Ma la dottrina pagana radicale respinse brutalmente tutti e quattro i punti. Qui senza eccezioni tutti gli studiosi e gli storici religiosi dei nostri giorni ritengono che il movimento gnostico si diffuse con il cristianesimo primitivo. Se questo fosse vero, le teorie gnostiche sarebbero solo aspetti di un indefinito cristianesimo gnostico. Infatti non è assolutamente che così. Sarebbe stato poi gradualmente eliminato con una precisa definizione della dottrina cristiana. Man mano che la dottrina cristiana si andava ellenizzando, nel senso che si andava costruendo sulla base di pura teologia, cioè di pura filosofia teologica, e quindi escludendo tutto ciò che rappresentava i concetti fondamentali che sono di carattere mistico dello gnosticismo, man mano questi qui venivano ovviamente espunti. E questo è un punto molto importante, perché lo gnosticismo è presente anche oggi. Per c'è fortuna, l'hanno perseguitato in ogni modo, ma tanti sono rimasti. C'è stato, e poi il concetto si è divulgato con la comunicazione, l'aumento della comunicazione attraverso il libro, attraverso la comunicazione generale. Diciamo che i gnostici erano quelli che scrivevano di più, e hanno lasciato più tracce, ma su questo argomento forse continueremo magari un'altra volta. Volevo ricordare che un noto sociologo, e non vorrei che fosse Galli della Loggia o un altro, ma di questo livello, aveva ipotizzato che i sessantottini fossero i nuovi gnostici, che lo gnosticismo si fosse ripresentato. In effetti gli elementi c'erano. E infatti. Io ero già figlio dei fiori. Sì. E ci avevo retrospettivamente ho analizzato, e lì ci sono molti degli elementi. Esattamente. Figlio dei fiori che non appassiscono. questo è un argomento che dovrebbe essere ripreso, però è molto importante questo fatto che un noto, notissimo sociologo italiano come Paolo D'Arpino, anche lui. Paolo Arpino è stato di quel movimento, a tutt'oggi è un rappresentante molto, molto vivace di questa visione unitaria dell'universo e olistica. Il cellulare tuo? Eppure le prove che i documenti ancora esistenti ci forniscono contraddicono questa interpretazione. Il cristianesimo gnostico è solo una rivisitazione forzata fatta da studiosi le cui convinzioni religiose impediscono loro di vedere e di ammettere che la maggioranza degli scritti gnostici era diametralmente opposta all'ideologia di salvezza giudeo-cristiana. Anche questo è un ragionamento importantissimo, perché che cosa ci dice? Ci dice soprattutto, almeno dal mio punto di vista, che noi ci troviamo di fronte a un periodo che risale, questo periodo in se stesso è circa di 400-500 anni, che è sostanzialmente un melting pot nel quale si sono scontrati tutte le idee possibili e immaginabili, tutte le ideologie, tutte le religioni, perché come avevamo detto prima, ad Alessandria confluivano tutta la religiosità assiro-babilonese, tutta la religiosità indiana e quella cinese. Lo zoroastrismo sicuro. E poi tutto quello che ci arrivava da quei livelli, cioè dai livelli della Persia. Confluiva tutto lì per forza. Quindi non poteva che essere veramente un enorme, formidabile crogiolo. Sia per i pagani, per i cristiani, ricordiamoci che il paganesimo è rimasto ancora attivissimo fino al 1850. Oltretutto. Ci sono i priapi posti a caposaldo dei cancelli, sì, nel Salento, risalenti appunto al 1850. Esattamente. Anche più recenti. Esattamente. E qui proprio il termine di Pagus. No, ma andavano proprio a fare le processioni, campagne, sì, per benedire i terreni. Esattamente.
E di qui proprio il termine di Pagus come territorio, come campagna. Certo. È proprio sia, come villaggio. Si attiene proprio al concetto di paganità. Sia per i pagani che per i cristiani, i quattro elementi del complesso del Redentore non furono solo questioni teologiche. Infatti la protesta gnostica contro il complesso causò un'enorme ondata di violenze per convertire gli eretici al credo salvifico, come abbiamo visto con la morte di Ipazia. Lei era un agnosticos, un intellettuale pagana dei misteri, obiettivo perfetto per la rabbia giustificata delle persone che avevano riposto la propria fede nel Redentore Cirillo divino. Ci ha messo, esatto, lo zampino. A dir poco, non è solo lui, qui estende certo, allora la diatriba che c'era in atto sulla verginità della Madonna, non era solo se la Madonna era o no madre di, esatto, Dio, esatto, e se era sia no vergine o Teotocos, con il vescovo, no, se la vergine si è risolta nell'Ottocento con la benedizione del 1950, sì, l'anno santo della Dio. La verità della Madonna, Dio XII, sì, esatto. L'assunta, tutto il resto. Allora, la diatriba era fra il Papa di Costantinopoli e non il Papa di Roma, ma i teologi alessandrini. Esattamente, i costantinopolitani. E che appunto la lotta che poi ne subì i pazzi, ma qui è da un discorso. Non solo i pazzi, ne hanno fatti fuori un bel po'. Dal punto di vista ideologico è molto più esteso qui concettualmente. Infatti dice, visto con molti pazzi, lei è una gnosticos, un'intellettuale pagana dei misteri, obiettivo perfetto per la rabbia giustificata delle persone che avevano riposto la propria fede nel Redentore divino. Qui i punti sono essenziali, quelli che aspettano la redenzione dall'esterno e quelli che ritengono che si possa attingere la verità assoluta dall'interno. È lì la differenza. È sempre quella. La folla che l'aggredì credeva che i buddisti proprio attuali, sì, di cui per esempio anche, sì, mia moglie è un esponente oramai di spicco, perché anche lì hanno una graduatoria. Esattamente. Graduatorie terrestri, vabbè, cioè, vanno benissimo. Ma vanno bene. Loro dicono che la redenzione sia terrena che extraterrena nella reincarnazione, se qualcuno ci crede, che non è obbligatorio, dipende esclusivamente dalla capacità intrinseca di ogni individuo di purificarsi. Esattamente, questa è l'essenza del buddismo.